Sì, prego. Prego, prego. Scusate, no. Mi fa piacere questa cosa che ha citato di Cormano e che in effetti il meccanismo è proprio questo, nel senso che noi siamo partiti con il progetto dei parchi, non perché ce lo siamo inventato sostanzialmente, ma perché era un'esigenza in una città come Milano. Di fatto c'era un parco semi accessibile per bambini portatori di handicap, ovviamente, in tutta la città, una città come Milano. Quindi noi abbiamo colto un'esigenza che appunto veniva dal basso, veniva dalle famiglie e veniva dai bambini che non potevano giocare perché se non ci sono dei parchi che consentano ai bambini con disabilità di accedere, diventa un luogo di esclusione il parco e non un luogo di inclusione. E siamo partiti con un percorso che è il percorso, credo che lei ha rappresentato teoricamente, lo stiamo facendo, nel senso che partiamo insieme alla città, al Comune di Milano, che fa gli interventi strutturali. Quindi il Comune, l'amministrazione pubblica si deve assumere il suo impegno e la sua responsabilità. Gli interventi strutturali li può fare solo il Comune. Noi come Fondazione di Comunità ci siamo impegnati a individuare insieme al tavolo permanente delle disabilità quelle che sono le esigenze che hanno i bambini con disabilità, perché non sono tutte uguali, sono molto complesse, ce ne siamo accorti imparando strada facendo, e individuando quelle che sono veramente i giochi che consentono l'inclusione. E abbiamo parallelamente avviato una raccolta fondi. Una raccolta fondi, l'anno scorso abbiamo fatto una serata con un'asta benefica, abbiamo raccolto 22.000 euro, e questi fondi sono stati donati per acquistare dei giochi che l'amministrazione non avrebbe potuto comprare, perché l'amministrazione, non perché è brutta e cattiva, ma perché l'amministrazione ragiona con delle logiche che sono standard. Compra il gioco per i bambini come comprare il palo della luce o la panchina, non ha la possibilità di entrare nell'aspetto più qualitativo. Quindi che cosa abbiamo messo? Insieme questo, abbiamo messo insieme l'amministrazione pubblica, abbiamo messo insieme delle specifiche capacità da parte delle onlus che operano nel settore della disabilità. Abbiamo messo insieme i cittadini che attraverso un'operazione di fatto di crowdfunding di cui adesso vi parleranno, hanno messo a disposizione quelle risorse in più che ci permettono di fare qualcosa che diversamente non potremmo avere. E l'obiettivo è quello di andare su tutti i parchi, su tutte le 9 zone della città. Questo meccanismo è il meccanismo virtuoso, ci auguriamo, che la Fondazione di Comunità vuol mettere in atto. Scusate.